ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Una donna è stata accoltellata la notte scorsa a Milano da un catanese a cui avrebbe insistentemente chiesto del denaro per acquistare la droga. L'autore del tentato omicidio è un 81enne nato a Catania ma da tempo residente sotto la Madonnina. La vittima invece è una donna di 53 anni originaria di Brescia e con problemi di dipendenza dall'eroina. L'anziano avrebbe preso un coltello da cucina colpendolo almeno 2 o 3 volte all'addome. Sarebbe stato proprio lui stesso a confessare rivolgendosi al 112. Le condizioni della vittima sono gravissime, l'uomo invece è stato arrestato e adesso si trova nel carcere di San Vittore. Il governo Schifani si prepara allo spoils system negli enti e nelle società partecipate. Domani sul tavolo della giunta regionale potrebbero arrivare le prime nomine, in palio una 50ina di posti di sottogoverno. Il presidente della regione e gli assessori hanno discusso stamani di paletti e criteri nel corso di una pre-giunta. Per i dirigenti generali dei dipartimenti c'è tempo invece fino a metà febbraio. Il 2022 è stato un anno da record per i parchi archeologici e i principali musei siciliani. Sono state infatti oltre 3 milioni e 300 mila le visite registrate, quasi il doppio rispetto al 2021. Punta di diamante il parco di Naxos Taormina, che con il sito archeologico, il teatro greco e l'isola Bella fa registrare il più 139%. Segue il parco della Valle dei Templi con quasi l'82% in più rispetto al 2021 e il parco di Siracusa con il più 200% di visitatori rispetto all'anno passato. E in chiusura le previsioni meteo, continua a splendere il sole in Sicilia, per domani giovedì 5 gennaio si prevede una giornata soleggiata. Nonostante il bel tempo sarà presente ancora per qualche giorno, presto ci sarà un cambio di rotta, il peggioramento delle condizioni meteorologiche avverrà subito dopo l'Epifania con l'arrivo del maltempo. Per il momento il cielo si mantiene sereno con qualche annuvolamento in più rispetto ai giorni scorsi, le temperature sono ancora nella notte. Norma. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico Mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzuku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.